Nel problema 5 si chiede il lavoro fatto dall'esterno per estrarre questa spira del problema 4 dal campo B quasi completamente. Avevamo visto che durante l'estrazione la corrente elettrica indotta gira in senso antiorario perché cerca di ripristinare quelle linee di B che vengono a mancare durante l'estrazione e che la forza elettromotrice media in questi 2 secondi vale 16 millivolt. La situazione fisica è concettualmente simile a quella dell'asta che corre sulle due guide e che viene frenata da questa forza magnetica, diciamola di Faraday, che è sempre contraria al movimento dell'asta. Qui, con la spira circolare, la situazione presenta molte similitudini, ma è più complicata per via della geometria che è più complessa. Ricordiamo che l'asta in ogni istante subiva un lavoro negativo da parte della forza magnetica che si comportava come un freno, una forza resistente, e la potenza sviluppata da questa forza magnetica era uguale alla potenza dissipata per effetto Joule nella resistenza complessiva del circuito R. Infatti, facendo i calcoli, la potenza negativa della forza magnetica si calcolava ILB, la forza magnetica di Lorentz, per la velocità, valore negativo perché la corrente scorreva in senso orario, valore negativo quindi. Mentre la potenza dissipata per effetto Joule si calcolava con la solita formula RI alla seconda, che potevamo interpretare come RI per I, e al posto di una delle due correnti I si utilizzava la legge di Ohm generalizzata, F su R, e quindi la potenza dissipata era F per I. Poi si sostituiva la FEM meno BLV. Il risultato di questa potenza dissipata è positivo perché la corrente era negativa. Comunque, a parte il segno, si vede che la potenza sviluppata dalla forza resistente è uguale alla potenza dissipata per effetto Joule, perché queste due espressioni sono identiche. Se l'asta non viene trascinata, ma per esempio si era data una spinta all'inizio, e poi viene lasciata libera, l'asta piano piano rallenta e la sua energia meccanica si trasforma in energia termica, cioè in calore dissipato per effetto Joule dalla resistenza elettrica. La quantità di energia meccanica che si perde e si trasforma in calore in un certo tempo delta T è uguale in modulo al lavoro resistente che ha compiuto questa forza frenante. Lavoro resistente della forza magnetica. Per esempio, se l'energia meccanica dell'asta era, diciamo, 10 millijoule e dopo un certo tempo è diventata 4 millijoule, i 6 millijoule mancanti si sono trasformati in energia termica, cioè in calore per effetto Joule, e i 6 millijoule sono anche il lavoro resistente della forza magnetica in quell'intervallo di tempo delta T. Se invece di lasciare l'asta libera dopo avergli dato una spinta, continuiamo a trascinarla con una forza esterna, allora questa forza esterna deve compiere un lavoro motore della forza esterna, per vincere la forza resistente che la frena, cioè la forza magnetica. Allora l'energia meccanica si trasforma comunque in energia termica e la forza frenante continua a fare lavoro negativo. Ma l'energia meccanica viene continuamente rifornita dall'esterno attraverso questo lavoro motore della forza esterna. Quindi l'energia meccanica rimane 10 millijoule nell'esempio di prima, perché dall'esterno noi riforniamo quei 6 millijoule che nel frattempo sono diventati calore. Una cosa simile accade nell'esercizio numero 5, dove in questa figura ho immaginato di prendere un istante intermedio durante l'estrazione della spira, che all'inizio era totalmente immersa nel campo B e ora è immersa soltanto per questa parte. Quest'altra invece è uscita. La corrente circola in senso antiorario, l'abbiamo visto prima, e ogni trattino di circuito, immaginato come un pezzettino rettilineo di filo, percorso dalla corrente in senso antiorario, essendo immerso nel campo B che viene verso di noi, subisce questa forza, di Faraday, che è rivolta sempre verso l'esterno. Questo tratto di filo che sta qua, in questo spicchio, non sente questa forza di Faraday perché è già uscito dal campo B. La forza di Faraday la sente soltanto quella parte di circuito che è ancora immersa nel campo B. Se
si vede che complessivamente questa forza di Faraday è una forza frenante perché è rivolta principalmente verso sinistra, in quanto mancano i contributi di questo spicchio e quindi rimangono i contributi di forza frenante verso sinistra di questa parte qua, che non è compensata da altri contributi qua a destra. Quindi c'è una forza netta, resistente, frenante verso sinistra. Questa forza netta compie sulla spira un lavoro resistente, lavoro della forza magnetica, che in realtà andrebbe calcolato precisamente integrando tanti lavori infinitesimi compiuti dalla forza magnetica su ogni trattino di circuito, mentre tutti questi trattini si spostano verso destra. Comunque immaginiamo di aver fatto questo calcolo integrale e abbiamo il lavoro che complessivamente hanno fatto tutte queste forze magnetiche frenanti in un certo intervallo di tempo, che è quello che va dall'immersione totale della spira all'immersione parziale, cioè il tempo che è stato necessario per far uscire dal campo magnetico questo spicchio. Facciamo finta che sia mezzo secondo. Immaginiamo che in questo mezzo secondo il lavoro negativo che ha fatto la forza magnetica frenante sia di 6 millijoule, come nell'esempio di prima. Questi 6 millijoule si sono trasformati in energia termica per effetto Joule, per colpa della corrente che scorre in questa spira, e questa spira ha una resistenza di 12 ohm, quindi dissipa calore. L'energia meccanica dovrebbe calare di 6 millijoule, ma in realtà non cala, perché viene continuamente rifornita dalla forza esterna che estrae la spira tirandola a destra. Se non ci fosse questa forza esterna che compie il lavoro motore, accadrebbe quello che accadeva nell'esempio di prima, cioè la spira era stata lanciata inizialmente verso destra e piano piano rallenta perché perde l'energia meccanica, perde questi 6 millijoule che diventano calore. Comunque qui c'è la forza esterna che tira verso destra, quindi l'energia meccanica non cala e la spira continua a muoversi a velocità costante. Dobbiamo calcolare questo lavoro della forza esterna. Questo lavoro è uguale opposto a quello resistente compiuto dalla forza magnetica. Infatti abbiamo visto prima nell'esempio dell'asta, che è più semplice, che la forza esterna ci mette continuamente quell'energia che viene poi dissipata per effetto Joule. Per esempio i 6 millijoule che corrispondevano al lavoro resistente fatto da questa forza magnetica frenante. La stessa cosa accade con la spira. Perciò se vogliamo calcolare il lavoro motore fatto dalla forza esterna, basta che calcoliamo il lavoro resistente fatto dalle forze magnetiche. Queste due quantità sono uguali a meno del segno. Questo è un lavoro motore, questo è un lavoro negativo resistente. A sua volta questo lavoro resistente è uguale all'energia dissipata in quell'intervallo di tempo delta T. Quindi per calcolare il lavoro motore delle forze esterne basta calcolare l'energia dissipata in calore per effetto Joule. Questa energia dissipata la possiamo calcolare dalla potenza dissipata. A noi non interessa la potenza istantanea, che varia da istante a istante. La potenza istantanea si dovrebbe calcolare F per I, ma sia la FEM che la corrente elettrica variano da istante a istante. Ma noi conosciamo la FEM media in questi due secondi che dura l'estrazione, perché era stata calcolata nell'esercizio 4, 16 mV. Della corrente non ci interessa sapere il valore, perché la corrente la sostituiamo con F su R, la legge di Ohm generalizzata. E quindi per calcolare la potenza dissipata media basta prendere questi 16 mV e dividerli per la resistenza della spira. Il risultato è circa 21 microwatt, qui c'è un errore, non è Joule ma Watt. Questa, abbiamo detto, è solo la potenza media che viene dissipata in calore. Non è vero che questa potenza si mantiene costante durante l'estrazione della spira, ma è come se si mantenesse costante al valore 21,3 microwatt. Vuol dire che in media ogni secondo 21,3 microjoule di energia meccanica vengono trasformati in calore. Allora in due secondi la quantità di energia dissipata in calore sarà il doppio, 42,6 microjoule. E così abbiamo il risultato dell'esercizio. Interessante per finire è questo piccolo approfondimento per cercare di capire come agiscono le forze di Lorentz sui singoli portatori di carica mentre scorre la corrente elettrica nella spira in senso antiorario. Il ragionamento è molto simile a quello che si fa con l'asta, in cui i singoli portatori di carica convenzionalmente positivi subivano
la forza di Lorentz, che aveva due componenti, una componente parallela all'asta e era quella che dava origine alla corrente elettrica e che noi interpretavamo come la forza elettrica, cioè alla fine la interpretavamo come l'origine del campo elettromotore indotto. E poi c'era l'altra componente che si opponeva sempre al moto dell'asta, che era la componente di Lorentz perpendicolare all'asta e frenava sempre il movimento. È quella che poi a livello macroscopico, sommando queste forze di Lorentz perpendicolari su tutti i portatori di carica, davano origine a quella che abbiamo chiamato impropriamente la forza magnetica frenante. Impropriamente perché ricordiamo che la forza magnetica non può fare lavoro negativo, neanche positivo, la forza magnetica in realtà non fa mai lavoro. Quindi quando diciamo che la forza magnetica fa lavoro negativo, intendiamo solo una componente della forza magnetica, cioè la componente che agisce perpendicolarmente all'asta, perché l'altra componente invece faceva lavoro motore e faceva scorrere la corrente elettrica. Adesso vogliamo ragionare in termini microscopici anche sulla spira. Qui ho immaginato come prima la situazione in cui questo spicchio di spira è già uscita dal campo B, quindi non agisce nessuna forza di Lorentz sui portatori che stanno in questo arco di circonferenza. Invece la forza di Lorentz agisce su tutti gli altri portatori che stanno nel resto della circonferenza e che tutti quanti si muovono verso destra traslando con la stessa velocità V. Ciascuno di questi portatori subisce la stessa forza di Lorentz verso il basso. La scomposizione di queste forze di Lorentz è diversa da punto a punto. Per esempio, in questo punto qua, su un portatore che sta qui, la forza di Lorentz viene scomposta in una componente parallela a quel tratto di circuito e in una componente perpendicolare. La stessa cosa avviene per un portatore che sta in quest'altro punto, subisce la forza di Lorentz identica a prima verso il basso, ma la scomposizione è diversa. C'è sempre una componente parallela al circuito e una componente perpendicolare. Qua ho fatto la stessa cosa, le varie forze di Lorentz sui vari portatori sono queste verticali, e questa è la scomposizione di ciascuna di loro. Le componenti lungo il circuito, quindi questa, questa e questa e così via, sono quelle che danno la corrente elettrica, cioè sono le analoghe di questa componente forza di Lorentz parallela dell'asta. C'è qualche tratto che cerca di far scorrere la corrente al contrario, come in questo trattino qui, vediamo che la componente parallela al circuito punta verso destra, cercando di far scorrere la corrente in senso orario, però vincono tutti gli altri contributi, questo, questo, questo e così via, di tutto il resto del circuito, e quindi la corrente scorrerà in senso antiorario. Finora poi abbiamo visto soltanto la forza di Lorentz rivolta in basso, associata alle velocità orizzontali di traslazione, però una volta che queste componenti tangenziali, diciamo, alla circonferenza mettono in moto i portatori di carica positivi e fanno scorrere la corrente, come succedeva nel caso dell'asta, quando i portatori venivano messi in moto, nasceva l'altra componente della forza di Lorentz associata alla velocità di deriva dei portatori. Qui accade la stessa cosa, questa è la velocità di deriva dei portatori e nasce la forza di Lorentz su ciascuno di loro, componente perpendicolare al circuito, quindi sempre rivolta verso l'esterno. È questa componente perpendicolare che macroscopicamente, sommata su tutti i portatori, ci dà quella che abbiamo chiamato prima la forza di Faraday e che essenzialmente è una forza frenante, perché i contributi frenanti che stanno qui nella parte sinistra non sono compensati da altrettanti contributi nella parte destra, perché la parte destra è fuori del circuito, è fuori del campo magnetico ormai. Quindi in conclusione vediamo che la situazione è molto più complicata nel caso di una spira rotonda, ma essenzialmente riconosciamo almeno in modo qualitativo la presenza di componenti di forza di Lorentz che agiscono tangenzialmente al circuito facendo scorrere la corrente e la presenza invece di componenti trasversali al circuito, forze di Lorentz trasversali al circuito, che essenzialmente ne rallentano l'estrazione della spira. Quindi una versione più complicata, ma concettualmente simile a quello che invece abbiamo già visto accadere in questo caso più semplice.
con una componente di forza di Lorentz che genera la corrente e fa lavoro motore e un'altra componente di forza di Lorentz che invece fa lavoro resistente e frena la traslazione dell'asta. Come abbiamo detto prima, la componente parallela della forza di Lorentz veniva interpretata come forza elettrica, come derivante da un campo elettromotore. La stessa cosa avviene nella spira, nella parte ancora immersa nel campo B, quindi questo tratto qua, la componente di forza di Lorentz parallela tangenziale al circuito viene interpretata come campo elettromotore indotto. Questo campo elettromotore indotto presente in questo spicchio di circuito ancora immerso nel campo B è quello che genera la circuitazione, in questo caso positiva, cioè la forza elettromotrice, che infatti è la circuitazione del campo elettromotore lungo tutto il circuito. Questa circuitazione non riceve contributi da questo spicchio dove il campo elettromotore non è presente, riceve invece contributi da tutta quest'altra parte del circuito. Questo campo elettromotore è quello che poi genera la corrente elettrica.